Ehi, hey Bob! Dimmi, Jack. Come mai sei in piedi? C'hai le emorroidi? Fatti i cazzi tuoi! Namaste, io sono Ace the Brave, ben ritornati ad un altro episodio della lunga guerra XCOM Enemy Within con la mod Long War e qualche altra piccola aggiunta. Stiamo per fare una missione molto difficile, che è una missione, la prima missione segreta, l'operazione segreta che prevede il recupero di Annie the Pizzenator. Vediamo di andare, però, prima di tutto, visto che aspettiamo un pochino, possiamo aspettare un paio d'ore e abbiamo un nuovo satellite. Satellite, dove lo possiamo lanciare? Lo lanceremo da questa parte perché è qua dove abbiamo un po' di difesa. Possiamo metterlo qua. Abbiamo un bonus di 5 alla ricerca. 5% alla ricerca. E non sarebbe male metterlo qua. Tra l'altro, sto vedendo anche le varie. Il vario scudo che c'è qua. Questo scudo che c'è qui sono le varie richieste che abbiamo dato in quel relativo paese. Se non sbaglio, abbiamo soddisfatto un paio di richieste dal Canada. Questo scudo permette la difesa personale, quindi il Canada non gli aumenterà così tanto la Tutti lontani dall'officina per un po'. Stanno testando dell'equipaggiamento potenzialmente pericoloso. potenzialmente pericoloso. Chissà cosa stanno testando in officina. Comunque, qua sta il Canada non è così in panico perché ha un po' di difese personali, così come il Giappone, perché se non sbaglio abbiamo soddisfatto qualcosa per il Giappone. Quindi c'è l'aumentare dei ranghi richiesti, facciamo questo, mandiamolo qua, più 66 al mese, vediamo anche come siamo, ci darebbe più 60, più 66, più 84, più 78, più 90 se lo mettiamo in Giappone e più 60, quindi quello più redditizio sarebbe il Giappone che ci dà due punti alla mira dei nuovi Shiv e Mech. Però il Regno Unito c'è questa cosa del 15%, quindi facciamolo qui, anche se non guadagniamo più di tanti soldi. Però arriviamo più 418 netti a fine mese. Perché così facendo, se andiamo in caserma addestramento ufficiale, adesso ci vogliono 97 ranghi per andare al prossimo livello. Per poter fare la squadra di 8 persone. Siamo a 88 in questo momento, quindi siamo abbastanza vicini. Vedendo i nostri soldati, sono tutti quanti messi in questa maniera. C'è qualcuno che deve darmi il nickname, le varie personalizzazioni. Vedo che scrivete qua sotto nei commenti, ma avete un paio di cose da sistemare. Mi sono accorto di un. Mi ero completamente dimenticato di una persona. Se andiamo nel nostro memoriale, abbiamo un certo Andrea Mariani che è morto nell'operazione Brando Infranto. Mi ero completamente scordato di lui e l'ho rimesso all'interno dell'Acecom. Quindi, visto che non voglio toglierti, perché comunque sei una persona che scrive molto, ho deciso di fare Andrea Mariani secondo e di dare questa possibilità. Scusate se mi ero completamente dimenticato, ma ho voluto fare così. È la tua uccisione, puoi avere la seconda chance in questo caso, perché è un errore mio personale, ma state tranquilli perché posto per un bel po' di persone ce ne sarà ancora. Perché comunque voglio arrivare almeno a 100 soldati in totale, che saranno un po' meno di 100 perché ci saranno un paio di Shiv anche. E abbiamo comunque l'Oryx Andross. E va bene così. Allora andiamo a fare questa missione. Dobbiamo estrarre la nostra Annie con queste persone qua. Purtroppo non posso farla subito questa qua per avere almeno 5 persone. Quindi andiamo così. Sono molto tentato di portare un assalto anziché portare. Mi serve un cecchino, no? Mi serve uno che spara tanto. Portiamo Ettore Alò. Anche se non ho un. Sì, forse è meglio se porto Ettore Alò. Sapete perché? Perché ho bisogno di uno che spari più volte all'interno dello stesso turno. E non è lui allora. Non è lui che voglio prendere. Voglio prendere qualcuno che abbia. Marco Frate? Marco Frate c'ha specialista di scontri ravvicinati. Mi servirebbe prendere o aggressione o addirittura faccia a faccia, ma faccia a faccia ce l'ha solo Badu. E Badu, se non sbaglio, è. Badu dov'è? Ferita? Ferito, un ferito per 14 giorni. Mi serve qualcuno che spari tanto, fondamentalmente. Non c'è nessuno purtroppo con questa caratteristica. Quindi
Quindi che porti Marco Frate, però 70 o porti loro due è abbastanza indifferente. Ettore Alò ha un'ottima mira, però purtroppo c'ha stanatore. Sapete che però non è malissimo stanatore, perché in teoria gli Exalt non è che mi vengono addosso. È difficile che mi carichino addosso, quindi forse è meglio così. Direi che ci può stare, a meno che non mando Ettore Alò proprio contro i nemici, in modo che loro magari vanno via e allora comincia. Però stanatore mi piace un po' di più, quindi mandiamo Ettore. Mandiamo Ettore con il... Allora, tu prendi il mirino laser e il sensore di movimento, lo prendi tu. A te diamo questo e a te non serve questo, ma magari diamo al posto del sensore di movimento, ti diamo questo per aver più mira? Direi di sì. Quindi tu hai 80 di mira, tu hai 83 di mira, tu hai 79 di mira. Tra l'altro tu hai l'armatura? Controlliamo sempre, che non si sa mai. Voi ce l'avete e tu c'hai il medikit. Fucile d'assalto pesante anche, che dobbiamo fare un bel po' di danni. Siamo un pelino più mobili in questa maniera, perché così non abbiamo il... Mi dispiace non portare Frost, ma direi che può andare meglio così, perché abbiamo bisogno di sparare tanto. Blocco urbano. Andiamo. E vediamo come ce la caviamo in questa missione. Missione che si prospetta molto difficile. Siamo solo in 4 più l'agente segreto, che probabilmente lancerà bombe in continuazione. Non ho idea di come sia la mappa, quindi osserviamola. L'unica cosa che so... Esatto. Incontrati con il nostro agente segreto. L'agente mandato in precedenza deve violare due dispositivi di comunicazione in Exalt, quindi due. Quando avrai recuperato i dati, scorta l'agente al sicuro. L'eliminazione delle forze dell'Exalt non è un obiettivo primario. Questa è la cosa forse più importante. Ok, vediamo l'ora di atterrare e vediamo che tipo di mappa ci troviamo. Ok. Hanno sorpreso un nostro agente mentre tentava di recuperare dati violando uno dei loro dispositivi di comunicazione. Strike 1 deve assicurare protezione all'agente mentre... Questo è il primo punto. E il secondo punto dov'è? Dobbiamo mantenere vivo là dentro. Dobbiamo recuperare le informazioni rimanenti. Abbiamo un nuovo obiettivo. Ok, quindi cosa possiamo fare adesso? Abbiamo detto che la cosa primaria è che non dobbiamo uccidere tutti. Prima cosa, dobbiamo trovare riparo. Allora, sensore di movimento, abbiamo un po' di truppe che sono sopra qua. Quindi tu puoi venire qui. Finalmente abbiamo... Perfetto, le vediamo. Le abbiamo visti, ma loro non ci hanno visto. Sono 1, 2, 3 e sono qua. E gli altri invece sono qui. Sono proprio davanti al dispositivo. Perfetto, quindi se io entro qua dentro adesso mi vedono. Chi può vedere cosa? Tu puoi venire qui. Tu puoi venire qui. E tu puoi venire qui. Perfetto, non ti vedono, quindi va benissimo. Mettetevi in guardia e tu puoi venire qui. Quanto ti ci vuole per arrivare qua? Perché se adesso tu scatti, arrivi fino a questa zona qua. Ma se il prossimo turno scatti, potresti fare qualcosa di utile. Sicuramente puoi scendere perché c'è il palo qui. Ah, può anche buttarsi giù? Ok. Si può anche buttarsi giù. C'è un terzo dispositivo qua? Vale questo? Possiamo lanciare una granata giusto... Granata di sicurezza, giusto per vedere se c'è qualcuno. Non si sa mai. Ok, non ho beccato nessuno, ma era solo per capire se c'era gente lì. E tu... stai in guardia qua. La cosa molto importante è che se riusciamo a violare uno dei dispositivi, gli facciamo perdere un turno, quindi loro non faranno nulla.
per un turno. Si mettono a ricaricare, a parlare, a scappare via da qualche parte. Il problema è che ci sono anche ci saranno altri agenti che arrivano. Quindi, torniamo a vedere dove si sono mossi. Si sono mossi più in qua. E a me va anche bene questa cosa. Quindi, entriamo. Adesso mi vedono. Non mi vedono. Che va benissimo. Questa è un po' una missione come sarà XCOM 2. Cioè non dobbiamo farci vedere. Quindi è un piccolo assaggio. Sono diretti a nord rispetto a me. Quindi sono qui. Quindi in teoria se io adesso vado qua, mi vedono perché gli passo davanti qua. Quindi in teoria potrei andare qua. Esatto, e non mi vedono. E quindi adesso gli altri li faccio seguire. Qui. Stiamo sempre nascosti perché nel momento in cui ci vedono comincia ad arrivare il mondo. Tu vieni qua. E Dwight vieni qui. Sperando che non mi vedano. Perfetto, siamo ancora in concealment. Se tu scatti riesci ad arrivare qua. Quindi a una, due caselle da dove dovresti. Quindi se da qua ti muovi qui mi vedono? Non mi vedono, perfetto. Quindi qua puoi stare in guardia a questo punto. C'è un fucile a pompa, però non si sa mai. Ce li ho davanti. Va bene. E arriva altra gente, ok. Questi li vedo. Però questi sono... ok. Sei agenti. Oh, altri agenti. Questi però stanno venendo da questa parte perché hanno visto di sopra ma non hanno visto di qua. Quindi si sono messi da soli in trappola. A meno che io non mi muova. Allora, vediamo di nuovo. Sensore di movimento. Ok, non c'è altra gente in mezzo. Quindi so che loro due sono qua. Quindi io potrei muovermi qua degli scaffali. Perché questi qua non mi danno difesa? Potrei muovermi qua degli scaffali. Facciamo fuoco in corsa adesso. Così vediamo se da qua mi vedono. Non mi vedono da qua. Però tu puoi stare in guardia. Perché se adesso decidono di andarsene indietro anziché venirmi addosso, è ancora meglio per me. Ok, queste posizioni sono difese. Quindi tu vai qua. Freaky Friendly, vieni qua. All'interno del supermercato ci stiamo nascondendo. Stiamo facendo guerriglia al supermercato. E Dwight, vieni qua. Loro non mi continuano a non vedermi. Adesso io ne vedo un bel po', però non posso colpire nessuno, perché ho il fucile a canne mozze. Però i quattro che vedo sono questi, a cui posso lanciare una granata però, che sarebbe bello. Però dopo mi becco un macello di cose incontro. Quindi, se mi sposto leggermente indietro, quanto raggio d'azione ho con la granata? Poco. Con questa ne ho un po' di più? No. Però se mi muovo qui, loro non mi vedono più. Però io posso lanciare comunque la granata e fargli saltare la macchina. Quindi lanciamo la granata qua. In teoria la macchina dovrebbe esplodere tra un paio di turni, quindi almeno gli do fastidio. Non credo di aver distrutto la granata, però ho distrutto un muro, che potrebbe essere utile più avanti. Questi stanno venendo di qua. Adesso dobbiamo liberare l'area e poi arrivare di qua. Ok. Situazione ancora più tesa. Di qua adesso abbiamo un'altra granata che gli possiamo lanciare in testa. Perché loro sono qui e li vedo. Potrei lanciare una granata qua e beccarne un paio. Lanciamo la granata qua. Cinque danni e due danni. Benissimo. E adesso adesso si sono accorti e quindi si stanno muovendo. Si sono accorti, si stanno muovendo e adesso è arrivato il mio momento invece. Quindi adesso non li vedo più. Se tu vieni... Se tu vieni... devo cercare di non far vedere questi agenti di qua. Tu ti puoi muovere pochissimo purtroppo. Però potresti venire qua e avere un'ottima visuale su uno di loro. Vai, colpisci.
No, maledizione. Tu vieni qua. Ok, adesso mi hanno accerchiato. Tu hai un 22%. Adesso è un po' più difficile. Ce la fai a vederne uno da qua? Allora, tu vedi lui. Allora, tu cerca di colpire questo. Perfetto. E tu se ti muovi qua ce la fai a colpire l'altro? Solo 10%. Stanatore 40. Preso col 40%. Vedete che era in corsa ed è andato via. Tu a sto punto puoi restare in guardia. Vediamo cosa fanno loro. Lui resta in guardia. Però adesso abbiamo il controllo dell'edificio, più o meno. Questo sta venendo in qua. Si muove doppiamente. Qua abbiamo una reazione di Van Dorn. Mancata, purtroppo. È in guardia anche lui. E questo è un altro che si mette in guardia? Sì. Ok, abbiamo un bel po' di guardie. Tu hai 50% di colpirlo. Tu hai 40, 61 e 40. Tu da qua non vedi nessuno e non puoi interagire ovviamente con questo. E tu hai una possibilità di venire qua sotto e fare un'esecuzione diretta su questo con il fucile. Violazione comunicazione. Inquastatore, le tue granate fanno anche più male. Il fucile che hai non posso vedere quanto male fa. Cecchino, exalt, pesante e due uccisi. Alieni. 3 exalt, cecchino e pesante, quindi sono in 6 adesso. Allora, tu dovresti muoverti qui. Da qua non vedi nessuno, ti metti in guardia. Dwight non vede nessuno da qua purtroppo, però può venire qui, mettersi in guardia. Tu vieni qua dietro, sta in guardia, e tu vieni qua dietro. Si becca un attacco opportunità al 41. Mancato. Bene. E ti metti in guardia, così proprio ce lo attiriamo verso di noi. Tu potresti scattare adesso e andare a raggiungere i tuoi amichetti. Ce la fai ad metterti qua? O è troppo rischioso? La posizione ideale sarebbe questa. Però direi che qua può andare anche bene. Vai. Corri! Abbiamo un po' di guardie da non farci beccare. Ah, ci sono altri due. Cacchio. Uff, due mancati. Erano percentuali abbastanza basse. Però, comunque. C'è un altro 21% da un altro cecchino. Ah, sembra a sinistra. Ok. Phew. Dobbiamo rischiarla così, se no è un casino. Quindi per fortuna ce l'abbiamo fatta fin qua. Vediamo cosa succede adesso. Cosa sta comunicando? Cosa decidi? Vai indietro, va benissimo. Di guardia con opportunista, tocca di nuovo a noi. Bene, 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 bene. Quindi tu hai un 1% perché è troppo lontano. Tu adesso c'hai la possibilità di venire qua. C'è un 60% da chi? Aia. Sto sudando, ragazzi. E adesso possiamo violare. Violare ci dà la possibilità di una cosa molto importante, perché se adesso violiamo gli facciamo perdere il loro turno successivo. Quindi sto pensando se farlo adesso oppure farlo nel prossimo turno questa cosa. Tu puoi venire un passettino avanti, giusto per vedere cosa c'è qua fuori. Apri pure la porta. Non li vedo da qua, perché adesso l'ideale sarebbe usare, violare adesso, muovere tutti quanti avanti il prossimo turno. O forse il contrario.
Sì, sarebbe il caso di il turno in cui il mio agente viola la sicurezza di questo, che tutto il resto della mia squadra sia qua in mezzo dove ci sono gli altri, perché non possono colpirmi fondamentalmente. Però prima devo vedere dove sono. Quindi friendly, vieni qui. Non sono qua. Dove cacchio sono? Hanno indietreggiato tantissimo. Tu vieni qua. Ok. Non sono qui. Tu puoi venire qui. Ho visto qualcun altro, ma mi sembra tranquilla la situazione adesso. Mettiamoci in guardia questo turno. Vediamo cosa fanno. Ah ah. Ok, non è entrato. L'importante è che non sia entrato. Arriva altra gente ancora. Uff. Bello che possiamo stare a fare difesa, lotta continua. Tu tra l'altro puoi scattare e il prossimo turno puoi arrivare là e il turno dopo puoi ancora fare questo. Quindi, però ho bisogno di vedere gente per poterla uccidere adesso. Non voglio sprecare. Vabbè, facciamolo adesso. Adesso puoi scattare. Quindi tu vieni qua. Non vedi nessuno. Allora vieni qui. Tu vieni qua. Ok, adesso abbiamo visto dove sono. Sì, va benissimo. E sapendo che loro sono là, io mi muovo più vicino possibile a loro a sto punto. Compresa te, che viene a scattare fino a qua. Quindi sembra strana la missione, perché in realtà non sto sparando pochissimi colpi, ma è la situazione ideale, perché siamo veramente in 5 contro 20, una cosa del genere. E loro, come vedete, non possono sparare questo turno. E quindi scappano, provano a fare altre robe. Quindi adesso, una situazione, vedete che stanno ricaricando cose, quindi possiamo... Allora, cosa possiamo fare adesso? La situazione più sicura in questo momento è usare Honey e metterla qui e usare il turno per scappare tutti quanti qua. Praticamente lei in un turno, se adesso può arrivare qua ed è più lontana, se ci muoviamo qua in teoria il prossimo turno riesce a scattare tranquillamente fin qua. Quindi la missione sarebbe praticamente già finita, se però ho deciso di fare ritirata. Metterci a uccidere gente adesso. Tanto per avere le loro armi devo ucciderli tutti. E sono tanti. Perché sono tre cecchini, due cecchini, tre agenti, tre pesanti e basta. Quindi che ho visto. Qui c'è altra gente che non ho visto in teoria. Ne ho uccisi due. Tu hai la possibilità. Dovrei ucciderli con una granata. Cioè dovrei usare la granata di Honey e buttarla qua. Il prossimo turno posso fargli danno. Allora, la cosa sicuramente che posso fare è muovermi qua. Disattivo questo adesso. Così loro non possono fare niente. E adesso la gente... Posso mandare via la gente... Oppure, cioè, se mando via la gente, poi la mia squadra può andarsene via oppure rimanere qua a oltranza. Possiamo lanciare una granata qua questo turno. E lanciarla però bene. Tipo qui, così proprio la macchina salta in aria, se riesco. O almeno salta in aria magari il prossimo turno. Ok, gli abbiamo fatto un po' di danni, la macchina è in fiamme, va benissimo.
E adesso tu puoi venire. Vi faccio ritirare quel tanto che basta. Ce la fai colpire qualcosa? No, direi allora che a sto punto facciamo la corsetta. Via, via, via. Tu vieni qua. Tu vieni direttamente qua. Tu vieni qua. E tu vieni qua. Tanto loro adesso, tra l'altro, o scappano via dalla macchina oppure continua la missione, perché devono ancora arrivare tutti. Loro devono sicuramente scappare adesso, perché sennò gli esplode la macchina. Ci sarà il tempo di uccidere gli Exalt, ma non è adesso il tempo. Che sono tanti, sono milioni di milioni. E mi piace di più, perché finalmente è una missione in cui non dobbiamo per forza uccidere tutti, che è... Dà ancora più profondità al gioco. È bellissimo. È appena arrivato, adesso gli esplode la macchina in faccia. E come vedete, ogni turno arrivano due persone nuove. Quindi, questo qua è appena arrivato. Boom! 5 danni dalla macchina. Direi MVP. MVP della giornata. Allora, il mio agentino qua ne vede 8. Giusto per vedere. Fucile a carne mozzi, devi essere proprio attaccato. Cacchio. Allora, tu te ne scappi. Qua. Comandante, l'agente ha raggiunto il punto di estrazione con i dati recuperati. Possiamo restare in zona ed eliminare i nemici rimasti o spostare la squadra al punto di evacuazione e tornare a casa. Obiettivo aggiornato. E come vedete adesso c'è scritto elimina le forze dell'Exalter restanti o raggiungere la zona di evacuazione, cosa che faremo. E vediamo di andarcene qui. Alla fine pochissimi alien uccisi. Ma abbiamo la nostra missione compiuta. Quindi vediamo di fare così. Vuoi completare la missione? Tutti i soldati sono nell'area di estrazione. Pronti ad estrarre? Ok, ce l'abbiamo fatta. Ci dice totale uccisi, giudizio terribile, perché ne abbiamo uccisi pochi rispetto a quelli che ci sono. Ma la missione è stata un successo. Abbiamo ucciso solo due persone. È comunque una perdita umana, per quanto siano agenti dell'Exalt, ma vedrete che ci vendicheremo più avanti con l'Exalt. Quando ci saranno missioni, vedrete che gli faremo un culo così. Per adesso è la prima volta che li incontriamo, quindi... Speriamo che tutte le operazioni vadano lisce come questa. Esatto, è andata molto liscia questa operazione, come potete vedere, e abbiamo un livello solo, perché alla fine l'unico che ha fatto qualcosa di uccisione, che ha guadagnato un po' più di esperienza degli altri, è il signor Ettore Cane Pazzo. Allora, non so se volevi essere chiamato Cane Pazzo, ma dimmelo pure. E tu puoi prendere o la sopravvivenza o l'aggressione o Ranger. Abbastanza indifferente quello che prendi. Decidi tu pure qua nei commenti. Nuovi dati della base, crediti guadagnati, panico ridotto D1 in Germania, che non è niente male. Abbiamo la decretazione dei dati, cioè la prima informazione degli Exalt, che è la loro base non è in Canada. Bene, bene, bene. Abbiamo Honey che è affaticata solo per 4 giorni, quindi la potremo utilizzare presto. Abbiamo recuperato solo i dati di Exalt, non abbiamo recuperato altro. Sono bastate per eliminare il resto della cellula di Exalt. Perfetto. Sfortunatamente pare che fosse solo una piccola parte di un'operazione clandestina molto più ampia. Però abbiamo trovato degli indizi sulla posizione del quartier generale di Exalt. Se rintracciamo altre cellule e recuperiamo ulteriori informazioni, potremmo ridurre le possibilità ed eliminare Exalt una volta per tutte. Perfetto, quindi che cosa abbiamo? Abbiamo... Cos'era quel dato? No. Quella credo fosse la cellula Exalt che se n'è andata via. E adesso su Canada non ci viene detto... Devo fare operazioni segrete? Sì. Vedete che adesso su operazioni segrete possiamo fare una scansione. Scansione che però farò quando mi viene... c'è una mod apposta che mi dice quando farla, che forse è meglio. Perché se no la fate a caso e rischiate di buttare via 50 soldini. E abbiamo la croce sul Canada. Quindi l'Exalt non si trova in Canada. E pian piano avremo delle informazioni, ad esempio. Ah, non si trova in Africa. Allora via tutti quanti questi. Oppure si trova in Asia. E quindi avete altri dati. E pian piano tiriamo fuori dove potrebbe trovarsi. Per adesso sappiamo che non è in Canada, fondamentalmente. Pian piano vedremo dove trovarla. Quindi bene bene bene. Abbiamo questo non voglio. Chiedete alla manutenzione. 177 monetine.
Cosa facciamo con 177 monetine? Allora, che cosa stiamo facendo? Tra l'altro vedete che adesso abbiamo, tra 9 giorni c'è scritto Scan for Exalt. Questa è la mod aggiuntiva che ho messo, che serve a dirmi quando è meglio fare la scansione con l'Exalt, fondamentalmente. Abbiamo lo Shiv che sta arrivando tra 4 giorni, il modulo di sensore adattivo insieme a quello e la fine del mese. Cosa facciamo con i soldi che abbiamo adesso? Chiamiamo altra gente? Direi di sì. Chiamiamo altri... No, abbiamo bisogno del... Sì, prima di chiamare i soldati forse è meglio che compri il nuovo intercettore, perché ne ho bisogno assolutamente di uno. Quindi cerchiamo di arrivare... Magari vendiamo un po' di fusione. Vendiamo così, così arriviamo a 217. Però aspetta, conviene comprare l'intercettore all'inizio del prossimo mese. Quanto ci mette ad arrivare l'intercettore? 3 giorni. No, va bene così, ok. Abbiamo speso i soldi praticamente, andiamo avanti ancora un po'. Wow, non c'è mai tregua, siamo ancora al 26 maggio. È passato un giorno, tipo negli ultimi 3-4 episodi. E abbiamo una missione del consiglio. Missione del consiglio che ci dà un macello di soldi. Riduzione del panico e 225. Però è la missione ricognizione. Una missione che io conosco abbastanza bene, se non sbaglio, perché... è la missione dei pescatori. Qualcuno di voi se la ricorderà anche. Le nostre fonti segnalano un incidente in corso sull'isola di Terranova, sulla costa a nord di St. John's. Si sono persi i contatti con un villaggio di pescatori e notizie da varie fonti fanno pensare a un coinvolgimento alieno. Dovremmo inviare in zona una squadra a indagare per capire cosa sia successo. I soldi mi fanno molta gola, quindi questa missione la faremo. Quanto tempo abbiamo per farla? 8 ore. Quindi bisogna farla subito subito. Chi abbiamo disponibile? Perché questa è una missione in cui avremo tonnellate di crisalidi. Ma proprio tonnellate di crisalidi. E ovviamente quando ho tonnellate di crisalidi ho bisogno degli assalto. Che non ho disponibile. Cioè ce li ho però sono tutti affaticati. Quindi giocano con noi. Para para pa pa para pa. L'Aporighini in quanto lancia cose. Lancia tutto quello che vuoi questa missione. Proprio. Sono tentato anche di portarne un secondo di pesante. Abbiamo bisogno sicuramente di un assalto. E l'assalto che abbiamo disponibile è Marco Frate, che ha specialista di scontri ravvicinati. Sì. E quindi almeno per questo ci siamo. Però hanno bisogno di due, probabilmente. Quindi lui ci sta, sicuro. E gli diamo il mirino laser e... una granata? No, caricatore. Che così facciamo un macello di danni in più. Forse non serve neanche il mirino laser. Ti diamo il mirino laser e ti diamo... il caricatore, scusate, e il caricatore a tamburo? Forse? Modulo di puntamento, sì, e caricatore a tamburo funziona solo sui fucili d'assalto carabine e fucili d'assalto pesanti, ok. Se ti dessi a te il fucile a pompa quanto fa? 4-8, 8-11, il fucile d'assalto pesante... 4-6-6-9, no. Va bene così, modulo di puntamento e granata ad aghi. Tu hai bisogno dell'armatura, del fucile d'assalto, del lanciarazzi e tutto il resto va bene. Poi di chi abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno probabilmente di Nick con un altro fucile a pompa.
Poi che altri assalti ho? Avrei Ettore, Luca e Lorenz. Però tutti e tre sono semiferiti. Portiamo Ettore? No, portiamo Ettore no, perché a parte che l'abbiamo appena utilizzato, però non c'ha quello che voglio. Luca ce l'ha? O ha stanatore? Luca ce l'ha. Quindi portiamo Luca. Anche se dopo diventerà ferito, ma va bene. Quindi corazza, fucile a pompa, mirino laser non serve. Il caricatore ad alta capacità e medikit. Abbiamo bisogno di un medico. Sarà Legendary Overlord, che è un po' che non utilizzo. Infatti a te non ho mai messo neanche la corazza, quindi va bene e ti metti questa. Quindi assalto pesante, scout, medico, un altro assalto. Chi ci manca? Ci mancherebbe un mitragliere, fante, un cecchino. Matteo Conte come mitragliere? E a te do granata d'aghi. Portiamo tutti con le granate. Tutti con qualcosa di esplosivo o quasi. E poi mitragliere, forse lo scout è troppo. Assalto pesante, assalto, scout, mitragliere, medico. Mancherebbe o un fante o un cecchino o un ingegnere. Portiamo Alexis. E così porta un po' di bombe in più. Quindi tu mi porti un po' di bombe in più. Granate esplosive non servono, perché tanto sono crisalidi. E tu porti la granata d'aghi. Porti anche il fucile d'assalto pesante. Ok, dovremmo essere abbastanza ben messi. Quante granate abbiamo? Ne abbiamo. Tu quante ne hai? 3? 4? 5 ne hai? No, ne hai 4. Che però fanno più male. Tu hai quindi 4, 5, 6, 7, 2 razzi. 7 granate e 2 razzi, più loro due che dovrebbero mettersi in prima linea a spaccare di tutto. Magari a te do, anziché dare questo, do il caricatore ad alta capacità. E a te è inutile dare il medikit, quindi ti do non posso dare, ne ho uno solo? Il modulo di puntamento è uno solo? Ah sì, è uno solo. Ok. Il modulo di puntamento lo do a te e a te a sto punto do un'altra granata? Lo scope? Lo scope a chi lo do? Sensore di movimento? Diamo il sensore di movimento a Luca, che almeno capisco dove sono. E ci manca lo scope. Lo scope lo diamo al mitragliere. Mitragliere a soppressione stanatore. Tu hai riflessi fulmini, tiratore esperto. Tiratore esperto va bene per l'unità aerea, però. Esatto, ma non dovrebbero essercene. Hai già 81 di mira tu. Quindi forse non ti porto a te. Rosso fuoco che cos'ha? Rosso fuoco è rialzo strategico e riflessi fulmine, ed è quello che è un po' cecchino. Portiamo Gabriele Enrico, portiamo due pesanti. Sono molto tentato di portare due pesanti. Portiamo Dani Bichi.
Ah, tra l'altro tu non puoi neanche avere il fucile d'assalto pesante, perché hai già meno 1000 alla... a queste cose. Quindi così facendo avrei due con il lanciarazzi, due assalti, un medico, un mitragliere. Visto che tu hai il saw, magari a te metto una mitragliatrice leggera che fa più danni. E anziché darti il caricatore, anziché darti la granata a te, ti do lo scope. Così abbiamo tu che sei precisissimo, però probabilmente fai one shot, one kill, o comunque fai un bel po' di danno. Però il saw... tu hai comunque 0% di critico. Di tuo, ovviamente. Mentre questo almeno posso spostarlo. Andiamo così. Ok, quindi questo è l'equipaggiamento. Stranissimo rispetto al solito, ma questa è una missione... tanto ma tanto difficile. Ci vediamo quindi al prossimo episodio. Io sono Ace Brave. Namaste and be brave.